Dalla zona di Pescaiola a quella di Tortaia, ma non solo, nelle mire dei ladri anche una cooperativa sociale. È una scia di furti quella registrata nella città di Arezzo. Dice, scusi, ma lei si è accorta di nulla? Dice, guardi che la sua macchina è stata, hanno tentato di aprirla. Una truffa, cosa è successo? Tentativo. Sì. Mi hanno telefonato dicendo di essere della Telecom e che mi avrebbero dovuto obbligatoriamente cambiare il numero di telefono. Io ho cominciato a insospettirmi perché dopo un secondo già questa persona era lì. I colpi sono stati messi a segno in pieno giorno. Nella mattinata di lunedì, un furto in un appartamento nella zona di Tortaia. I ladri qui hanno approfittato dell'assenza dei proprietari di casa ed hanno colpito. Porta d'ingresso forzata e tutte le stanze messe a soqquadro. I malviventi sono riusciti a darsi alla fuga con preziosi e contanti. Stesso copione quello messo in scena anche nella zona di Pescaiola. Ci sono stati un po' dei furti, che lo sentite, nel tardo pomeriggio più o meno. Ci sono stati dentro le case addirittura e anche nei primi piani, nei giardini, diciamo. Ora qui in zona Pescaiola, stando lui al mio suocero, ci sono stati un po' di avvenimenti. L'altra volta che c'è stato di quella donnina? Sì, gli hanno portato via l'orologio, vabbè, ma questo si parla di 2 mesi fa. Si potrebbe vivere meglio, va bene così, però si va sempre peggiorando le cose, quindi bisogna prendere precauzioni. Ora hanno messo le telecamere, hanno messo qualcosa, hanno fatto, però bisogna fare di più. Ma non solo abitazioni, i ladri hanno colpito anche una cooperativa sociale di Arezzo. Sono entrati nella sede del Cenacolo, lasciandosi alle spalle ingenti danni, ma fuggendo con uno scarso bottino. Sugli episodi sta indagando la Polizia di Stato.